Le notizie del TG Ora, donne con il nastro rosso su una maglietta bianca con stampato il volto della donna uccisa dal marito Pasquale. Partito così da via Colombo nella frazione Pellegrini di Bosco Reale in provincia di Napoli, il funerale di Immacolata Villani, la mamma 31enne uccisa lunedì mattina all'esterno della scuola elementare di Tersigno dove era andata ad accompagnare la figlioletta di 9 anni. Dal marito Pasquale Vitiello, dal quale si stava separando. L'uomo poco dopo si è suicidato con la stessa pistola, una calibro 22, ed è stato ritrovato in un casolare a poca distanza la mattina seguente, dopo che i carabinieri avevano rintracciato la cella del suo telefonino. Il sindaco di Bosco Reale, Giuseppe Balzano, ha proclamato il lutto cittadino per oggi in concomitanza con la cerimonia funebre. L'intera comunità cittadina è rimasta profondamente colpita da questo drammatico episodio di violenza, spiega il sindaco, e interpretando i sentimenti dell'intera cittadinanza per la tragica perdita di Immacolata, intendiamo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città per questo grave lutto. Una baby gang composta da 19 minori si era data appuntamento alla stazione della circumvesuviana di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli con l'intento di compiere atti criminali nel vicino comune di Sant'Anastasia. L'intervento tempestivo degli agenti della Polizia Municipale con il supporto della Polizia di Stato ha consentito che si evitasse il peggio. Ai ragazzini sono stati sequestrati 2 coltelli a serramanico, 2 tirapugni, manganelli, una spranga, una mazza da baseball e persino una fiocina modificata a 5 punte. Dagli interrogatori è emerso che utilizzavano un gruppo WhatsApp per organizzare i raid armati. Qui concordavano i luoghi di incontro, i territori, i coetanei da prendere di mira e le armi da utilizzare. Dei passanti nei pressi della stazione Circum hanno notato un folto gruppo di giovani, alcuni con il volto coperto da passamontagna, che si intratteneva con atteggiamenti sospetti, brandendo armi. Immediato l'allarme alla Polizia Municipale. Per la seconda volta in pochi mesi il Tribunale del Riesame dice no alla procura, revocando gli arresti a carico di Salvatore Di Lauro, uno dei 10 figli del più famoso padrino Paolo Di Lauro. Come lo scorso giugno, dunque, il Riesame dispone la scarcerazione per il presunto rampollo della camorra di Secondigliano, indicato nel corso di alcune intercettazioni proprio con quel nomignolo di Terremoto. Vengono in gran parte invece confermate le misure cautelari a carico di una dozzina di presunti esponenti del clan dei Girati, quelli della Vannella Grassi, indicati come narcotrafficanti della camorra. La Guardia di Finanza di Scafati, in provincia di Salerno, ha eseguito alcuni controlli nei confronti di enti non commerciali con scopi socioculturali aventi sede nel comune di Sarno, in provincia di Salerno. Gli interventi di polizia economico-finanziaria posti in essere hanno riguardato alcuni enti cosiddetti no profit che utilizzavano forme giuridiche e associative per mascherare attività che invece sono risultate vere e proprie attività commerciali abilmente dissimulate al fine di beneficiare in maniera indebita di un regime tributario di favore previsto dall'ordinamento fiscale rispetto a quello ordinario previsto per le similari realtà commerciali. Tra i 4 circoli individuati, 2 svolgevano l'attività di bar, mentre gli altri 2 erano saloni di acconciatura per il pubblico femminile. Sono così scattate le conseguenti segnalazioni agli uffici comunali competenti che ora dovranno disporre la chiusura di questi falsi enti non commerciali. Nel corso dell'operazione, all'interno di uno dei bar sono stati rinvenuti pacchetti di sigarette posti in vendita illecitamente senza le prescritte autorizzazioni, che sono state immediatamente sequestrati. Il titolare dell'altro bar è stato invece denunciato alla competente Procura della Repubblica per la detenzione vietata di slot machine senza esporre la prevista tabella dei giochi proibiti ai minori. Sono stati identificati e denunciati i giovani che hanno preso parte alla rissa avvenuta all'alba dell'11 marzo in Piazza del Corso a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. A fornire una spinta alle indagini sarebbero state anche le immagini estrapolate da alcune telecamere di videosorveglianza in zona. In base a una prima ricostruzione fatta dagli agenti del locale commissariato, tutto sarebbe originato da un futile diverbio, una lite che avrebbe poi coinvolto tra schiaffi e pugni molte persone che si intrattenevano all'esterno dei locali. Nella rissa sarebbero spuntati anche dei coltelli. 2 campani sono stati arrestati dai carabinieri di Bassano del Grappa per una serie di truffe ad anziani di tutta Italia che hanno portato ad un bottino di oltre 100.000 euro. Più di 30 i casi di cui i militari dell'arma si sono occupati e che hanno visto i 2 indagati agire con la tecnica dei falsi avvocati su casi di incidenti stradali che vedevano il coinvolgimento di parenti delle vittime truffate in Veneto, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna e in altre regioni tra l'ottobre 2017 e oggi. Uno degli indagati è stato bloccato in Puglia mentre stava mettendo a segno un altro colpo. L'indagine è iniziata lo scorso anno dopo che l'arma bassanese aveva ricevuto varie denunce da anziani della zona.
E chiudiamo con una notizia di servizio. Autostrade Meridionali comunica che sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno dalle ore 23 di questa sera alle ore 6 di sabato 24 marzo, per consentire la rimozione di un cantiere fisso, sarà chiuso il tratto compreso tra Cava dei Tirreni e Salerno verso Salerno. In alternativa, i veicoli provenienti da Napoli dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Cava dei Tirreni e potranno rientrare in autostrada allo svincolo di Salerno per proseguire eventualmente in direzione di Reggio Calabria. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapri News.